Filippi, siamo in una location particolare, cosa ci fai qua? Sono venuto qua a fare un giro, no, a parte scherzi, sono venuto qua a presentare la nuova maglia, è veramente molto bella e presto lo vedremo. Sì, sei uno dei testimonial della maglia 2020-2021, parliamo proprio di questa stagione. Allo stato attuale delle cose non si conoscono gli avversari, non c'è il calendario, non c'è il girone, questa incertezza come la state vivendo? Io vivo serenamente tranquillo perché penso che in campo si gioca sempre 11 contro 11 e quindi l'avversario non faccio queste cose qua, non li penso neanche, quindi qualsiasi squadra vengono a giocare dobbiamo sapere, essere pronti che sono 11 contro 11 e fare il nostro meglio. Com'è stato tornare in campo dopo tanti mesi? Tu fra l'altro arrivavi anche da un infortunio, quindi per te l'assenza dei campi di calcio è stata più lunga. Sì, mi sono fatto male l'anno scorso, però ero già guarito, ero già pronto. Non vedevo l'ora di tornare in campo perché stando fermo tanti mesi non è facile per nessuno, però adesso è già da un mese, qualche giorno che stiamo lavorando, siamo bene e pensiamo subito al campionato. Com'è stato questo primo periodo di preparazione? È stato duro, pesante, il mister lavora forte, non è facile, però dobbiamo avere la testa a posto e pedalare, che poi in campo deve correre. Sabato c'è stata la prima amichevole, hai giocato fra le linee, eri tu che mettevi i palloni per i tuoi compagni più avanzati, quello è il tuo ruolo? Sì, sicuramente, trequartista, lo sanno tutti penso. Comunque avevamo un po' la stanchezza del lavoro che abbiamo fatto che era pesante, avevamo le gambe un po' piene. Sicuramente la prima amichevoli, cioè non è che dobbiamo guardare il risultato, l'importante è fare allenamento come stiamo facendo per preparare al meglio il campionato. Qualche giorno di preparazione, poi ci sarà un'altra amichevole, che tipo di Modena ci dobbiamo aspettare? Vabbè, per le amichevoli non dobbiamo aspettare niente, perché le amichevoli, ripeto, sono fatte per entrare in condizione migliore. Quindi però ti dico, il Modena nel campionato sicuramente la proviamo tutta per tutta a fare bene, perché siamo una bella squadra e un bel gruppo. Che tipo di stagione ti aspetti a livello personale, Felipe? Aspetto una stagione importante, perché ho già 32 anni e ho voglia ancora di giocare, ho voglia di fare tante cose e quindi personale spero di fare molto molto bene, perché dopo il prossimo anno voglio rimanere ancora a Modena.